faccio ascoltare un brevissimo estratto di una conferenza, una delle tante, che il signor Mauro Biglino dedica al nostro Signore Gesù Cristo e al nostro Creatore, a Dio. È qualcosa di inascoltabile e poi naturalmente commenteremo ciò che ha detto. Eteroi, altri due malfattori, non anche due malfattori, altri due malfattori, cioè come lui. Bene, avete ascoltato, il signor Biglino afferma che praticamente Gesù era un malfattore esattamente come due ladroni che erano accanto a lui. Un tagliavoi. Nell'affermare questo, Biglino sta ignorando completamente il Nuovo Testamento. Sia perché uno dei due malfattori si rivolge all'altro dicendo che loro erano stati crocifissi perché avevano commesso delle colpe, avevano tante colpe, erano veramente dei malfattori, ma Gesù era innocente. Ma chi è stato il primo ad affermarlo? Ebbene, è stato, ed è scritto nei Vangeli di Matteo, capitolo 27. Vedete qui l'elenco: Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ma ci sono altri riscontri naturalmente. Ecco. Ebbene, nei Vangeli è scritto che fu Pilato il primo a dire che Gesù era innocente. Infatti, riconsegnando Gesù ai sacerdoti e alla folla, esclama: "Ecco, ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo nessuna colpa in lui." E visto che Biglino è così attento a guardare le singole parole, lasciando il contesto, furbo l'amico, eh? E lui legge anche in greco, perché non so se è il greco, il latino, l'ebraico, è una persona acculturata. Allora, per dimostrare al signor Biglino che anche se non conosco il greco o il latino, però grazie a internet posso arrivare a fare le stesse cose che fa lui, in piccolo naturalmente, o almeno contestare alcune sue affermazioni, ecco, ora vediamo questa pagina di riferimento dove è scritto: "Non ho trovato colpe in quest'uomo." È la stessa pagina, in greco, che lui sicuramente avrà letto: "Non ho trovato colpe in quest'uomo." Rivolgendosi proprio a Gesù, per Pilato non c'erano capi di imputazione per poterlo condannare. Infatti, forse pensando che, vedendo Gesù ferito e sanguinante, la folla si ricrederà, mentre Gesù sta in piedi di fronte a questa massa di persone spietata, Pilato proclama: "Ecco l'uomo, ecce homo." Leggiamo in Giovanni, capitolo 19, versetto 4-5. Ma questo è scritto anche nel Vangelo di Giovanni, 18, 38, versetto 38. "Io non ho trovato in lui colpe." Sempre Pilato a parlare. Come vedete, la verità è riproposta non solo una volta e da un singolo apostolo, ma è ripetuta anche dagli altri apostoli. Mio caro Biglino, Gesù non è un malfattore, non è un tagliagole come affermi tu. I discepoli non erano malfattori e tagliagole, neanche loro. Certo che ce ne vuole di coraggio e di odio verso Cristo per affermare una cosa del genere, con tutti gli scontri che ci sono nei Vangeli. Questo odio gli ha ottenebrato la ragione. È un uomo pieno di rancore verso Dio e verso Gesù. La colpa unica agli occhi dei sacerdoti era che
che lui, essendo uomo, si faceva Dio. E questa affermazione per i sacerdoti era una bestemmia. Infatti dissero: come puoi tu, che sei un essere umano, farti Dio? Quindi per loro era una blasfemia. Vediamo di ragionare su questo e facciamo un collegamento con il Vecchio Testamento e cerchiamo di comprendere perché per i sacerdoti questa affermazione da parte di Gesù era una bestemmia. Semplice. Perché loro sapevano che Elohim, Dio, nessuno l'aveva mai visto. Infatti, ricordiamo che Mosè ebbe l'esperienza del roveto avvolto dalle fiamme e da questo fuoco sentiva una voce. E quando in preda allo sconforto e alla paura, gli chiede: ti prego, mostra il tuo kavod, cioè il tuo viso. Ed è per questo che il popolo poi, al seguito di Mosè, cosa fa? Fa una statua con le sembianze di un vitello, proprio perché nessuno conosceva il volto di Dio. Quindi questo è il motivo per cui i sacerdoti, conoscitori della legge, consideravano Gesù un bestemmiatore, perché lui, che era carne ed ossa, si faceva Elohim, Dio, quando loro stessi avrebbero però dovuto accettare che un individuo in carne ed ossa potesse essere un Elohim. Perché? Poi ve lo spiego. E quindi in questo caso io sto smontando la teoria di Biglino anche su questo, quando afferma, signor Biglino, che gli Elohim erano di carne ed ossa, come ho detto in alcuni video, o erano anche alieni, ed erano venerati dagli ebrei. Allora ricordo questa breve storia che riguarda Rachele, Labano e Giacobbe. Bene, prima di partire, cosa fa Rachele? Ruba gli idoli che rappresentano gli Elohim in carne ed ossa. Di chi erano questi Elohim? Di suo padre, che scoprì il furto e inseguì Giacobbe. Labano, una volta raggiunta la coppia, chiese perché avessero rubato gli idoli, ma Giacobbe, che non sapeva nulla, negò con tutta la sua forza. Labano li cercò, ma senza successo, perché Rachele li aveva nascosti e si era seduta sopra, rifiutando di alzarsi di fronte a suo padre. Capito? Quindi rappresentavano gli Elohim con delle statue. E la signora Rachele se l'era messi anche sotto il culo, fra l'altro. Questo era il rispetto. Pensate, se gli scappava una scoreggia, cosa succedeva a questi poveri Elohim, a queste povere statue che rappresentavano gli Elohim o gli alieni in carne ed ossa, secondo Biglino. Ma qui noi abbiamo Yahweh, che parla dal fuoco, i serafini, il cui nome deriva dalla radice Saraf, che significa bruciare o brucianti. È chiaro a tutti, meno che a Biglino a quanto pare, che stiamo parlando di esseri spirituali. Ed è per questo che si condannava l'idolatria, perché non si doveva rappresentare lo spirito con fattezze di statue. Bene, ho finito. Penso di aver dimostrato ancora una volta che il signor Biglino è lui un malfattore, in quanto offende Dio così per partito preso, rifiutando quella intelligenza, quella cultura che probabilmente ha, per odio, per qualcosa che noi non conosciamo. Forse addebita a Dio e a Gesù Cristo tutte le sue peripezie in questa vita difficile per tutti, non solo per lui.